Giornata di festa in piazza Plebiscito per il 30° anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzata dall'assessorato all'istruzione del Comune insieme agli altri assessorati cittadini e al tavolo Saltamuri. L'evento si intitola Il diritto alla felicità, tutte uguali sono le creature ed oltre a rilanciare la centralità della scuola vuole ribadire l'impegno delle istituzioni scolastiche per l'inclusione e la costruzione di una comunità senza frontiere. Piazza del Plebiscito è il luogo simbolo della nostra città, è il luogo della libertà, di espressione, di cultura, e ci piaceva che tutte le scuole potessero per un giorno incontrarsi qui. Abbiamo chiesto alle associazioni di adottare le parole della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che quest'anno compie 30 anni, e tutte le associazioni, che io ringrazio perché a titolo gratuito hanno aderito con entusiasmo, hanno messo in piazza oggi un laboratorio dedicato ad una di quelle parole: pace, cittadinanza, identità, uguaglianza, fratellanza e così via. Ci sono anche tutte le istituzioni che hanno aderito al nostro invito e c'è la volontà di celebrare oggi qui il diritto di tutti i diritti, quello trasversale, quello che li contiene tutti, la felicità dei bambini. Noi vogliamo dimostrare che stando insieme, dando centralità alla scuola, dando la centralità alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, chi deve fare delle scelte nei ruoli soprattutto istituzionali sappia scegliere bene. È quello che ci chiedono anche con le manifestazioni nella difesa del pianeta contro i cambiamenti climatici. E devo dire che in questa città le bambine e i bambini sono protagonisti, è la città d'Europa col più alto numero di giovani, è una città che ha riscoperto molto in questi anni un volto umano, che non ha lasciato indietro nessuno e cerca di creare reti di solidarietà come oggi. La mattinata ha visto protagonisti gli alunni delle scuole dell'obbligo della città che si sono intrattenuti in momenti ludici e ricreativi con i docenti e gli educatori. Io penso davvero che sia fondamentale partire da questo, partire dai più piccoli, partire dai diritti dell'infanzia, anche perché se riusciamo e se riuscissimo nel corso degli anni a formare non semplicemente studenti ma cittadini, faremo una cosa molto buona per la società di questo paese. La scuola è il pilastro della società italiana, quindi se facciamo una scuola migliore facciamo anche una società migliore.